Cari amici, benvenuti in questo video dedicato agli Under Simulator. Se vi ricordate, qualche giorno fa abbiamo letto le biografie degli studenti e siamo arrivati fino al club di fotografia. Adesso è il momento di scoprire quali sono i segreti degli ultimi club e infine anche del club dei delinquenti, del club delle delinquenti, del consiglio studentesco e degli insegnanti. Ma adesso cominciamo dal club di fotografia. Wataru Murata. Un tempo faceva parte del club di giornalismo, ma a un certo punto si è reso conto che preferisce scattare foto piuttosto che scrivere. Una volta cambiato il suo club, ha lavorato duramente per diventare il presidente del club di fotografia e bravo il nostro Wataru. Yahiko Onoda. Uno studente che ha raggiunto dei successi molto importanti e che si diverte a studiare il funzionamento delle macchine fotografiche. Un giorno spera di poter imparare abbastanza sulla costruzione delle macchine fotografiche da poter effettivamente portare qualche progresso nel campo tecnologico a riguardo. Zenji Shinokura. È conosciuto a scuola perché si diverte a fotografare i suoi compagni in momenti casuali senza nessun tipo di preavviso. Questo lo rende incredibilmente fastidioso per tutti, ma lui si diverte e quindi lo fa. Waka Yamaga. Inizialmente è entrata a far parte di questo club perché aveva una cotta per il suo leader, tuttavia con il tempo ha sviluppato una vera e propria passione per lo scattare foto e adesso è piuttosto devota all'hobby della fotografia. Yae Ogata. È la figlia di un ricco amministratore delegato e suo padre vuole che lei erediti la compagnia una volta che andrà in pensione, un po' tipo Megami Saiku. Tuttavia lei non è assolutamente interessata a questo ruolo e preferirebbe fare la fotografa freelancer. Passiamo adesso al club di scienze, quando ancora Kagakusha non era neanche nato, piccolino. Azuma Takahoshi, presidente del club di scienze. I suoi idoli sono i famosi scienziati e inventori della storia. Un giorno sogna di poter fare una scoperta o di creare un'invenzione che lo renderà una figura di spicco dei futuri libri di storia. Bunzo Ota proviene da una famiglia all'antica, con dei valori molto tradizionali. Studia le scienze perché un giorno spera di avere una carriera che gli permetterà di mantenere senza sforzo una moglie e i suoi eventuali figli. Chujiro Kitasume è nato con una malattia che non può essere curata e ha passato la maggior parte della sua vita nei letti d'ospedale. Il suo obiettivo è quello di fare delle ricerche biomediche il più avanzate possibili per poter un giorno trovare una cura al suo male. Povera stellina, speriamo che ci sia riuscito. Azusa Mitsuishi. Ama molto gli animali e non può fare a meno di prendersi cura di qualunque gatto o cane randagio che trovi per strada. Un giorno spera di poter studiare biologia animale e diventare una veterinaria. Infine, l'ultima aspirante scienziata, Chizuru Yamaguchi. Figlia di un ricco gioielliere. Le interessa studiare il processo di sintesi dei metalli preziosi. Vorrebbe diventare un'esperta di geoscienze, soprattutto di gemmologia, cosa che, visto il mestiere di suo padre o sua madre, potrebbe tornarle particolarmente utile. Adesso che anche il club di scienze è finito, diamo un'occhiata al club degli sport, con il leader Daizo Momose, presidente del club degli sport. Molte persone hanno un po' paura di lui, perché la sua faccia sembra quella di una persona un po' cattiva. In realtà è un ragazzo molto amichevole e socievole, ma che carino, semplicemente un po' di resting beach face. E Tsuji Odaka, un atleta molto dotato, sul quale molte università hanno già messo gli occhi addosso. Gli piace parlare apertamente della sua passione per le modelle di intimo e non ha alcuna vergogna al riguardo, anzi si tiene anche delle riviste apposite nello zaino della palestra. Fuyukichi Kato, un fanatico del nuoto, che spera sempre di competere prima o poi a livello nazionale. Trascura i suoi compiti a casa per concentrarsi sul nuoto, cosa che gli fa rischiare molte insufficienze in tutte le materie. Etsuko Hayashibara è la persona che corre più veloce in tutta la scuola. È riuscita a battere parecchi record di altre giovani donne come lei. Un giorno spera di poter rappresentare il Giappone alle Olimpiadi estive. Fuyumi Takichi vive con i suoi nonni, ricchi e pensionati. Poiché ha una natura piuttosto ribelle, ha scelto una carriera sportiva proprio come sdegno nei confronti dei suoi nonni, che credono che gli sport non siano appropriati per le ragazze. Non capisco cosa ci dovrebbe essere di inappropriato nello sport per una ragazza, ma adesso passiamo al club di giardinaggio, che all'epoca di Ryoba era composto sia da ragazzi che da ragazze, ed ecco il leader Gota Kushida, un attivista ambientalista che frequenta regolarmente
velocemente gli ambienti di protesta. Il suo fortissimo desiderio di preservare la natura e di proteggerla l'ha portato a diventare il presidente del club di giardinaggio. Bravo bimbo, tu sì che hai capito tutto della vita. Ozumi Takeda ha subito un trauma dopo aver assistito a un orribile crimine. È entrato a far parte del club di giardinaggio per rilassarsi mentre si riprende da questa brutta esperienza. Prova un forte disprezzo nei confronti dei criminali e sta valutando l'idea di una carriera all'interno delle forze dell'ordine. Hiwao Sato. I suoi genitori gli mettono pressione perché vogliono che sia uno studente eccellente, ma lui preferirebbe una carriera che abbia qualcosa a che vedere con il giardinaggio. In questo momento si sente dilaniato tra seguire le sue passioni e il cercare di soddisfare quelle dei suoi genitori. Onoka Kiyokawa, una ragazza di campagna, i cui genitori hanno passato un'intera vita a risparmiare i soldi per poterla mandare all'Academy. Si sta ancora abituando ai nuovi ambienti che la circondano e non si sente molto a suo agio se non quando sta piantando qualcosa nel terreno. E infine abbiamo Itsumi Yuki, la ragazza più ricca della scuola e anche una delle vittime preferite della Yakuza. Eppure, nonostante l'immensa ricchezza della sua famiglia, è una persona estremamente umile. Desidera una vita semplice e un giorno spera di poter spendere un po' dei soldi della sua famiglia per aprirsi un negozio da fioraia. Ecco, adesso arrivano anche i delinquenti e finalmente scopriremo quanti di loro sono effettivamente delinquenti. Spoiler, soltanto uno. Seishiro Sadanaga è stato iscritto all'Academy dei suoi genitori contro la sua volontà, ma a quanto pare i suoi genitori hanno fatto una donazione estremamente generosa alla scuola per assicurarsi che il figlio in qualche modo sarebbe stato accettato anche se i voti non fossero stati il massimo. In realtà lui non ha alcun interesse in questa educazione che viene offerta dalla scuola. Taichi Hiranaka è affascinato dalla cultura dei delinquenti e dalla loro estetica. Vede l'Academy come un posto in cui può fare i giochi di ruolo come un delinquente, il tutto senza conseguenze particolari. Quando si trova fuori dalle mura scolastiche, il suo comportamento è completamente differente. Ecco, quindi effettivamente c'è qualcuno che paga per poter giocare, letteralmente. Shichiro Kurosapu. Dopo numerosi tentativi falliti di trovarsi una fidanzata, ha sentito dire in giro che le ragazze sono attratte dai ragazzacci, dai bad boys, perciò ha cambiato completamente il suo aspetto e il suo comportamento e si è messo a giocare anche lui a fare il delinquente, semplicemente per trovarsi una persona. Togo Atatsuma. Lui effettivamente è davvero imparentato con la Yakuza, infatti lui idolizza suo fratello, che è un criminale piuttosto di successo. È diventato un delinquente perché vuole in tutti i modi imitare il fratello maggiore. Ha provocato una gang del posto e adesso vive con la costante paura che lo vogliano picchiare a sangue. Saburo Meshino. Si dice in giro che sia un poliziotto sotto copertura che sta conducendo delle indagini all'interno dell'Academy, il tutto travestito da studente. Nessuno sa come sia partito questo pettegolezzo o se ci sia qualcosa a suo sostegno. Sarebbe molto divertente se fosse vero, però. Ed ecco adesso le ragazze delinquenti. Tiru Sutoriku. È stata bullizzata dai maschi per tutta la sua vita. Perciò ho cominciato a pensare che le ragazze dovrebbero stare insieme per sentirsi al sicuro dai ragazzi con atteggiamenti troppo predatori. Notare che anche la mascherina con il simbolo di Venere, il simbolo delle donne. Con questa idea nella mente ha formato una gang con tutte le altre femmine vittime di bullismo come lei. Doremi Shimahara. I suoi genitori le hanno sempre fatto pressione affinché si comportasse come una signorina per bene. Alla fine lei si è ribellata e ha scelto di comportarsi un po' più da maschiaccio e di avere gli interessi da maschiaccio, cosa che ha convinto i suoi compagni di classe a bullizzarla, e qui si ritorna al fatto che anche lei, essendo bullizzata, ha preferito isolarsi con altre ragazze come lei. Murasaki Nobumoto. Anche lei è stata bullizzata nella sua ultima scuola perché ha dei denti molto storti, cosa che le ha fruttato un soprannome del tipo denti da squalo. Infatti porta la mascherina con i denti da squalo. Anche se ha passato degli anni della sua vita a sentirsi in imbarazzo per via dei denti storti, adesso ha deciso di accettarli e li ha resi parte della sua identità, immagino che si riferisca alla mascherina. Akari Komiyaku è stata bullizzata dai suoi ex compagni di scuola per essersi innamorata di una ragazza. È assolutamente convinta
convinta che l'amore sia sempre amore e crede che nessuno dovrebbe vergognarsi semplicemente perché prova sentimenti per qualcun altro. Ecco, ammetto che questa non me l'aspettavo, finalmente abbiamo all'interno dell'Academy una studentessa LGBTQ+. Molto bene, Yandere Dev, molto bene, ci manca soltanto una ship canon, lesbo, e poi siamo a posto. Oppure gay, va bene comunque. Infine abbiamo Raimu Ichiyo, è sopravvissuta a un pericoloso incidente in macchina quando era bambina, ma è rimasta con una grossa cicatrice a forma di X sulla schiena. I suoi ex compagni di scuola facevano un giochino crudele in cui le tiravano degli oggetti cercando di colpire il bersaglio. Ecco, veramente una cosa orribile anche solo da pensare, soprattutto perché con l'uniforme come fai a sapere dove si trova la cicatrice? Comunque, se ci fate caso, più o meno tutte le ragazze hanno una mascherina piuttosto significativa che ha a che vedere con il motivo per cui sono state bullizzate. Adesso è il momento invece di parlare dei soliti perfetti ragazzi del consiglio studentesco, ma come mi sono mancati questi ragazzi. Reiichi Tanami, il presidente e leader del consiglio studentesco. Tutti lo conoscono per la sua personalità di ghiaccio, ma si è rivelato un ragazzo assolutamente degno di fiducia. Molte ragazze a scuola hanno delle fantasie riguardo il poter sciogliere quel suo cuore di ghiaccio. Continuate a sognare, bimbe, che tanto qui l'unica che riesce a combinare qualcosa è Ryoba. Jose Shiuba, il cui vero nome in realtà è José Silva, è il tesoriere del consiglio studentesco ed è un ragazzo straniero che ha fatto uno scambio culturale con il Brasile. È un vero e proprio genio con i numeri e quando è un po' frustrato comincia a parlare un misto di portoghese e giapponese. Molte ragazze a scuola lo trovano esotico, che è una cosa vagamente razzista da dire, ma andiamo avanti. Ken Kyonashima, segretario del consiglio studentesco. Un ragazzo umile e modesto che riesce a farsi degli amici molto in fretta. Non ha assolutamente idea del fatto che dozzine di ragazze qui a scuola hanno un'enorme cotta per lui. E infine abbiamo Daisaku Aragaki. Diciamo che è l'esecutore del consiglio studentesco, ovvero quello che va a menare la gente quando serve. È un delinquente riformato che ha causato moltissimi problemi l'anno scorso, ma che adesso sta lavorando duramente per redimersi. Questo alone dal ragazzaccio gli ha procurato moltissime ammiratrici in giro per la scuola. Insomma, possiamo dire chiaramente che tutto il consiglio studentesco al maschile è pieno di spasimanti. E che ci volete fare? Preferivo il consiglio del 1989, anche soltanto perché non c'era cane e c'erano loro. Pericolosi lo stesso, ma almeno non c'era cane. Andiamo avanti e scopriamo anche la vita di Yuri Nagasawa, ovvero l'infermiera della scuola. Un'infermiera con una vera e propria passione per il design alla moda. Per via delle sue ottime credenziali, non ha molte regole per quanto riguarda il dress code e le è permesso di vestirsi un po' come le pare, con vestiti che ha confezionato lei personalmente, o comunque che almeno ha disegnato lei. E in effetti non ha la classica uniforme da infermiera, ma dei vestiti molto più carini. Kyoko Koyasu, una donna molto dolce che si prende cura degli altri. Le piace molto parlare di sua figlia e vede anche i suoi studenti come figli onorari. Su richiesta del preside ha ricevuto lezioni di arti marziali. E questo penso che si applichi a tutte le insegnanti. Mutsuko Nishimura, una donna molto spensierata che desidera una relazione amichevole con tutti i suoi studenti. Le fa piacere imparare gli hobby e gli interessi di tutti i suoi studenti e anche lei, per richiesta del suo preside, ha ricevuto lezioni di arti marziali e questo spiega come mai Ryoba non se la prende mai con le insegnanti. Norio Hiramatsu, una donna severa e austera che dà molto valore alla puntualità. Non riesce a nascondere la sua irritazione quando uno studente arriva a lezione in ritardo. Anche lei ha ricevuto lezioni di arti marziali. Una donna molto attraente, per la quale molti ragazzi hanno una gran cotta. Anche se preferirebbe essere vista come una professionista competente piuttosto che come una bella signora. Ryoko Ugaki, una donna molto severa che non tollera alcun tipo di distrazione nella sua classe. È solita reprimere velocemente tutti gli studenti che commettono qualche piccola infrazione. Anche lei ha ricevuto lezioni di arti marziali. Suzuko Naka, una donna schietta che non cerca mai di indorare la pillola. Non le piace quando i suoi studenti raccontano in classe barzellette oppure fanno uso del sarcasmo. Anche lei ha ricevuto lezioni di arti marziali. Ovviamente tutte quante l'hanno ricevute. E adesso è arrivata finalmente l'insegnante di ginnastica Tsuru Kariya. Una donna determinata che vuole vedere i suoi studenti avere successo. Pertanto li spinge sempre a fare del loro meglio. Ovviamente anche lei, pur essendo molto forte, ha ricevuto lezioni di arti marziali. Mae Kunaito, ovvero la vicepreside e anche la counselor della scuola.
Tutti gli studenti che vengono visti a comportarsi male vengono spediti da lei. Se ci fate caso, all'interno di questa descrizione c'è anche una nota scritta da Ryoba in prima persona. Ed è qui che capiamo per la prima volta che tutto quello che abbiamo letto finora l'ha scritto Ryoba personalmente. Infatti non stiamo guardando un telefono, come negli anni 2000 con Ayano, ma stiamo guardando un blocco note che sicuramente ha scritto Ryoba mettendoci accanto una foto di tutti i suoi compagni e insegnanti. Vediamo anche le ultime due persone di questo blocco note, ovvero il preside e il giornalista. Kosho Shuyona è il preside della scuola. È una persona estremamente impegnata, che raramente lascia il suo ufficio oppure si rivolge personalmente a uno studente. A quanto pare ultimamente ha la paranoia che ci sia qualche killer in giro per la scuola. Spoiler, ha perfettamente ragione perché c'è Ryoba, quindi ha ragionissimo ad aver paura. E alla fine abbiamo il giornalista. Un giornalista investigativo che passa un sacco di tempo a sbirciare dentro l'Academy, cercando di trovare indizi a favore della teoria che prevede ci sia un criminale, un killer pericoloso all'interno della scuola. Spoiler, anche lui ha perfettamente ragione, anche se non viene mai a controllare, sa benissimo che Ryoba è very sus. E quindi ragazzi, abbiamo letto tutte le biografie di tutti gli studenti dell'Academy Height. Ui è una persona da uccidere perché è il motivo principale per cui Ryoba finisce nei guai. Le ragazze truccate sono quelle che vanno meglio a scuola oppure che hanno più soldi, mentre lei, Anae, è la nostra Midori del 1989. Se non sapete chi uccidere, uccidete lei. Poi qui abbiamo il gruppo dei fink delinquenti, delle ragazze bullizzate che poverine avrebbero più bisogno di un abbraccio che di altro, e della band di idol coreani che tutte le ragazze amano, adorano e vorrebbero assolutamente conquistare e corteggiare. Poi abbiamo l'infermiera che è anche una fashion designer e il preside che poverino è paranoico e ha tutti i motivi per esserlo. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento e mi raccomando, fatemi sapere secondo voi quale di questi personaggi è quello che vi sta più simpatico. Devo ammettere che leggendo tutte le biografie ho cominciato a simpatizzare con il gruppo delle delinquenti. Alla fine si tratta soltanto di ragazze bullizzate che adesso hanno bisogno di trovare degli amici sinceri, povere piccole bimbe, mentre loro sono soltanto dei poser, diciamocelo chiaramente, non sono assolutamente delinquenti, a parte il fratellino minore della Yakuza. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento, grazie a tutti, alla prossima, con tutte le curiosità dal mondo di Yandere Simulator. Ciao! E mi raccomando, se volete altre curiosità o volete farmi fare dei video, scrivetelo nei commenti. Ciao ciao!